un lavoro. Ma non ero per questa nuova avventura in buon viso. In questo avvicendamento del parroco di Serrone, noi contempliamo con meraviglia l'opera dello Spirito Santo che attraverso di lei, di eccellenza, ha espresso la sua volontà, la volontà di Dio, che noi adoriamo, per il bene di coloro che egli ama, Don Piero, il nuovo parroco, il sottoscritto, i parrocchiani della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Forna, i parrocchiani di questa parrocchia di San Pietro Apostolo in Serrone, tutti noi qui presenti a questa celebrazione, l'intera diocesi, la Chiesa tutta e alla fin fine tutta la famiglia romana. Tocca a me, come membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a nome di tutta la parrocchia, innanzitutto rivolgere al Don Primo il sincero e caloroso ringraziamento per il suo servizio di parroco svolto per 17 anni in questa nostra famiglia di figli di Dio. Carissimo Don Primo, è la regina della pace che ti ha donato a noi in questi anni come parroco. A te, Don Piero, il nostro gioioso benvenuto come nuovo parroco. Noi ti conosciamo da sempre perché sei arrivato in questa parrocchia con Don Primo, come membro della famiglia dei consacrati dello Spirito Santo e dell'Immacolata sua sposa. E hai condiviso in tutti questi anni con noi il pane della parola di Dio e dell'Eucaristia. Perciò tu, Don Piero, sei il dono più prezioso che Don Primo ci lascia. A nome dei canoni del corso di Dio canonico, sono venuto nella determinazione di nominarti parroco della parrocchia di San Diego Apostolo in Serrone. Guarda con benevolenza il nuovo parroco a cui affido l'eletta porzione del tuo gregge. C'è bisogno tanto che ve lo presenti, conoscete meglio voi di me. Don Piero, infatti, anche se in alcuni anni era amministratore parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù alla Forma, ha vissuto qui e, come si ricordava prima Cinzia, viene da voi, è cresciuto qui, è arrivato con Don Primo ancora da comunità seminarista, non ci pensate ancora, dal quartiere della notte, è cresciuto la vocazione e viene a voi spirito di servizio. Guardando gli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, insieme rispondete sempre a quella vocazione del cristiano che è come la loro, quella di stare davanti a Dio per lodare e contemplare il volto del Signore ed anche per servirlo. Innanzitutto tu, insieme a te e ai tuoi confratelli consacrati, quei parrocchiani, diventate una comunità di contemplativi che come gli angeli contemplano il volto del Signore e lo servono. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede. Chi presiede la comunità, a nome del Vescovo, non è uno che sta sul trono. Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in comunione con il tuo Vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Ecco. Sarà veramente una festa se tutti noi potessimo collaborare a riscoprire le nostre radici del nostro battesimo. Ringraziamo di nuovo il Vescovo per la sua presenza e perché ci sentiamo Chiesa attorno a lui.